ragioni di fondo, quindi devo dire che la parte sulle ragioni è quella che mi è piaciuta di più di questo documento programmatico, ma anche perché condivisibili o meno che siano quelle ragioni, sono tutti passaggi che invitano a una profonda riflessione sullo stato del diritto del lavoro e del diritto sindacale in Italia oggi. Nunes ne ha fatto un passaggio, un suo passaggio che è un po' di scenario macroeconomico, ha fatto un riferimento ai problemi appunto della contrattazione collettiva. Io però non vorrei subito soffermarmi sulla contrattazione collettiva o sul problema della democrazia e rappresentanza, perché vorrei invece porre preliminarmente un problema, una questione che secondo me è metodologicamente più corretta, e cioè che il problema della democrazia, dei diritti e del lavoro è un problema che non è possibile affrontare se non in un approccio unitario. E siccome è un problema molto sfaccettato, mi sembra che fino adesso ciascuno di noi ha portato la sua esperienza e ci ha dato un elemento di comprensione del problema democrazia, diritti e lavoro. Allora, mi permetto, a noi professori piacciono tanto le catalogazioni, no? La sistematica, diciamo, la sistemazione, mi permetto allora di condividere con voi una ricostruzione, secondo me, lineare e corretta della questione di cui stiamo parlando. Allora, innanzitutto, democrazia è, per il diritto del lavoro, ma in generale, partecipazione. No? Allora, quando parliamo di partecipazione, però, non possiamo immaginare la partecipazione come un momento che esaurisce il suo valore, la sua funzione in una composizione collettiva, organizzativo sindacale degli interessi dei singoli. Questo è un momento importantissimo, però è un momento che si deve legare all'individuo, c'è poco da fare. C'è un bellissimo saggio degli inizi degli anni 80, no? Che si chiama Democrazia industriale e subordinazione, un professore bolognese molto bravo, Marcello Terrazzino. Ora, in democrazia industriale